Poi c'è Patrizia Gentilini. Buonasera a tutti, sono di voi. Io sono Max, praticamente il parlamentario. Buonasera a tutti. Sono Max, dipendente il Vaticano, molto risentito, no? Sono socio di BIS, un'associazione dove ho cominciato a vedere e a toccare con mano dalle persone. Quindi ho lavorato dal 70 nell'ILVA, l'ILVA di Taranto, che è un impianto a ciclo integrale. Ciclo integrale purtroppo significa che l'acciaio viene prodotto dai materiali di base. Quindi abbiamo questa situazione drammatica purtroppo, anche se sono stati dei posti di lavoro, dove dal materiale base, in base si ha questa grande ricchezza a scapito. Io fino al... intanto volevo fare una premessa, sono un portavoce anche del presidente di Visiting, Marescotti, Alessandro Marescotti, che purtroppo non è potuto venire perché ha subito un intervento e quindi è una persona che io ho imparato molto. E grazie a lui sono riuscito, non l'ha menzionato perché mi ha lasciato un foglio perché non sono in coloratura, e quindi leggerò questo foglio per lui. Cari amici di medicina democratica, avrei tanto desiderato essere con voi ma per un'operazione chirurgica non grave, devo rimanere a casa per un po' di tempo. Leggerà questo intervento, dire molto di servizio. Un ex operaio che ha lavorato proprio nell'impianto. E le facciamo un applauso. L'impianto di agglomerazione del è l'impianto che sforna quell'enorme quantità di diossina di cui si parla in questi giorni. Che io, come tanti operai, dirigenti, abitudini e quant'altro, che ha pensato le colpe di diossina, che hanno avuto in questi anni come nubi di protarco finissimi gli operai. Questo è un momento decisivo per la salute pubblica. La lotta che cominciamo a Taranto è una lotta non locale, ma una lotta generale. L'ARPA ha accettato il livello di inquinamento di IPA e penso di fine, specie a partire da Muri, che non hanno affronto di loro. I picchi di emissione avvengono di notte, mentre i cittadini dormono e non vengono. A Taranto viene riversata un'ottima quantità di diossina proveniente da lì, pari al 92% del totale nazionale, certificato dal registro ufficiale INS, che censisce le emissioni industriali. Questo dato del 92% è tratto dalle recenti stime INS, da poco pubblicate sul sito del Ministero dell'Ambiente. Quindi siamo passati dal 90,3% al 92%. Inoltre l'IPA stessa dichiara di aver riversato nell'ambiente oltre 2 tonnellate di mercurio nel solo 2005, che è il neurotossico. La produzione a caldo più inquinante è il più da Genova, che è stata trasferita a Taranto.
in questi anni provocando un incremento delle emissioni inquinanti, certificate dal registro INS. Ad esempio l'arsenico, scaricato nell'ambiente, è aumentato quasi 9 volte, dal 2002 al 2005, ma anche da altre aziende dell'area industriale presentano criticità di livello, ad esempio i serbatoi dell'Agi emanano esalazioni. Chiunque percepisce al naso la puzza del greggio, anche solo passando e sfuggita nella zona, per via dell'attivo del mito di serbatoi stessi. E la CEPI ha chiesto una nuova autorizzazione al prodotto di poter bruciare rifiuti nel processo produttivo, divenendo un grande cementificio in cementiere. I tumori in città e provincia sono in costante aumento, come pure i casi legati all'autismo. I medici constatano un aumento di patologie a carico della tiroide e anche delle patologie allergiche. Esplose strisce tra i bambini in Italia, hanno una correlazione con le polveri sottili, abbondantemente presenti nell'aria, in quanto predispongono l'organismo alle infiammazioni, magari provocate da germi anche naturali, polline, eccetera. La combinazione fra emissioni industriali e normale patologie fa sì che l'inquinamento sia un moltiplicatore delle malattie, anche di quelle che non nascono direttamente dall'inquinamento. E anche gli stili di vita errati, come il fumo che si cadenta, provocano danni ancora maggiori se scombinano con tanto, per fare un esempio di un'azione di fibre di amianto. 10 sigarette fumate a Taranto, come anche in altre realtà, come quelle di Taranto, fanno più danno che 10 sigarette fumate magari in Bolzano. L'impatto del cocktail micidiale di sostanze cancerogene, mutagene e teratogene a spasso nell'ambiente non ci si può lasciare indifferenti. Dottor Patrizio Mazza, ematologo di Taranto, parla esplicitamente di un possibile effetto genotossico sulle future generazioni nel caso in cui vengono intaccate le cellule germinali dei giovani. Noi non sappiamo fino a quale livello l'inquinamento della grande industria è penetrato nella falda acquifera e quanti di quei veleni si è entrati nei prodotti agricoli. Comunque è molto importante allearsi, la soluzione non da nessuna parte, e fare fronte comune. Da qui a poco verranno rilasciate le nuove autorizzazioni integrate ambientali ed è una cosa molto le organizzazioni industriali. I cittadini e le associazioni hanno potere di intervento, proponendo al Ministero dell'Ambiente delle osservazioni, e le aziende sono obbligate dalla normativa europea, la normativa IPCC, recepita dalla normativa AIA, autorizzazione integrata ambientale, che viene rilasciata a queste industrie, ad adottare le migliori tecnologie disponibili a ridurre al massimo le emissioni. Certamente sugli impianti IVA è stato fatto pure niente. È venuto il momento di esercitare tutto il nostro potere di cittadini, di tutti i pugliesi, di dare forza e visibilità al nostro senso etico, oltre che ai nostri diritti. È il momento di esercitare la nostra responsabilità di ognuno di noi. Adesso responsabilità più che altro verso gli altri, i bambini, in particolare verso chi dovrà ancora nascere, che è in gioco il diritto alla salute, all'ambiente e alla vita stessa. Nei momenti più difficili, Medicina Democratica si è sempre distinta. Io ho avuto il piacere di sentirla la prima volta questa sera, devo dire che è un'associazione fatta da di uomini che veramente per coraggio di fare delle dichiarazioni. Quindi ecco perché questo bisogno vuole accompagnare la Medicina Democratica nella sua lotta e condividere. Quindi dobbiamo essere uniti, dobbiamo cercare ognuno di noi, perché ognuno di noi abbiamo dei doni diversi.
quindi non c'è da sottovalutare anche una persona che è un po' ignorante. Vi do un buon lavoro e vi saluto con affetto Marescotti, vi saluto anch'io, vorrei dirvi un'altra cosa, scusatemi per questa reazione, purtroppo io voglio fare questa testimonianza, questa dichiarazione questa sera, affinché mi possa fare aprire gli occhi a tutti quanti, la mente, il cuore. Io nel 95 ho subito un intervento, proprio per i profili. Meglio dire un infortunio. Elettrofibri sono i filtri che si trovano di sotto del 312. Quindi ero uno di quelli che insieme a tutti erai dovevo fare la manutenzione. Comunque dopo questo intervento, il primo intervento sono rientrato in fabbrica, a sipermontaggi con l'Icro e l'Argesco dovevano essere chiusi. Chiuso queste aziende e quindi quando sono rientrato dal primo intervento che ho subito questa giovane da conto sono stato messo in un magazzino dove purtroppo anche lì mi hanno recluso la mia attività lavorativa, recluso perché non hanno rispettato la possibilità di farmi riprendere e quindi per la seconda volta dopo aver passato tante di quelle cose che adesso non posso prendere per fare altri. Al momento è qualcuno, se è possibile, denunciare. Se c'è qualcuno che registra mi fa pure piacere. Quindi mi hanno mandato in mobilità. Certamente ci sono delle mie responsabilità, come tante responsabilità di tanti operai, non solo in prima, ma anche fuori, nell'ospedale, che hanno coraggio, cioè quello di lavorare. E poi quando finisce la giornata di lavoro non hai la forza di poter fare altro, ma solamente quello di andare a casa. Ebbene, per la seconda volta poi sono stato a Vita Notini di Milano. Quando sono rientrato mi è successa una cosa aberrante. Forse una colpa, essere una colonna, per esempio, non darci essere un grande lavoro pubblico. Giordi, il capo personale dell'IVA, dopo che ho fatto vedere tutte le documentazioni del secondo intervento mi ha detto anch'io sono stato operato, anch'io ho problemi alla schiena delle 5-6 e basta, sono andato io. Poi dopo una settimana il dottore di fabbrica Negri, cioè l'azienda IVA mi chiama perché ci passeranno la sede montaggio dell'IVA, il dottor Negri è andato dal dottor Negri consegnando tutta la documentazione del Gaetano Dini. Mi ha solamente chiesto se i documenti erano originali o fotocopie, io ho risposto che erano fotocopie, si teme solo un foglio. Poi sono tornato a casa e dopo 10 giorni mi hanno chiamato l'agglomerato. L'agglomerato dove io in esercizio non conoscevo tanto, però conoscevo molto bene l'impianto. Ho lavorato come tanti operai, in testa di qualcosa, io conosco tutti i processi, anche a livello della processo di lavorazione del vino. E quindi mi hanno portato alla colonia della Cuba, insieme a altre tre della serie di montaggi, tre miei testimoni, di cui uno è morto, per le lungaggini, dei processi. Per 3 giorni all'agglomerato a me e altre tre ci misero a raccogliere busta di carta per le 100 bambine. L'importante è che portavamo lo stipendio a casa. Ci hanno messo la dignità sotto i piedi, ma non ci interessava niente. A me mi andava bene, anche se io il sesto livello, il prossimo sesto livello, però pure. Da quanto ho precluso la mia libertà lavorativa, non ho potuto più. Dopo il terzo giorno, da raccogliere le buste, molto risico, da 3-3, ci hanno mandato a sparare i minerali di ferro. Due per me della spalla, se c'è qualcuno che vuole registrare, lo può registrare.
interventi alla spalla, due interventi alla spalla, mia nome è la spalla che mi era di ferro. Poi purtroppo sono stato costretto perché non ce la facevo più. Non ce la facevo più perché è stata una cosa graduale quella che è avvenuta nella mia vita. Questo e sono convinto che ci sono altri operai che mi hanno passato anche di peggio, perché questo mio caso è stato prima della famigerata della mia figlia, cioè dell'AF. E quindi niente, sono andato a Cassano, mi hanno portato a Cassano in vicino del lavoro. Mi sono stato male. Purtroppo ho cominciato ad avere problemi e a fare così antidepressivi. Insomma, mi hanno curato la spalla e poi ho cominciato a fare delle sedute di psicologi perché non riuscivo a capire perché mi succedevano queste cose, perché dovevano succedere, e non riuscivo a credere a me stesso, una persona con tante documentazioni pubbliche, non private. La persona che ha sempre lavorato come me con tanti altri. E poi si è visto per capire subito. Quindi questa è una cosa che è creata mestimente dal 94, gradualmente. Poi dopodiché sono stato costretto ad andare al centro vaccino e poi alla clinica verde. Quindi poi nel 91 ho dato la dimissione. Scusate, io ho finito. Grazie.